Allora, intanto brindiamo. Allora, brindiamo a questo che non è il primo aperitivo che facciamo insieme. No, infatti, perché probabilmente la gente non lo sa, però Maria Flavia ed io ci conosciamo veramente da molti anni. Abbiamo anche frequentato lo stesso gruppo per molto tempo, quindi non è il primo e speriamo che non sia neanche l'ultimo. Assolutamente non lo so. Buonasera a tutti, sono Marina Trimarchi, ho 43 anni e sono candidata attraverso il Movimento Nazionale per la Sovranità nella lista della Lega. Di professione sono un ricercatore universitario, però a tempo determinato, e sono anche rappresentante della categoria in Senato accademico. Faccio parte del Movimento Vento dello Stretto e quindi il mio impegno per il territorio nasce da lì e approdo quindi a questa candidatura grazie all'impegno degli ultimi anni col Movimento. Sono Maria Flavia Timbro, ho 37 anni, sono candidata al plurinominale per questa lista che si chiama Liberi e Uguali. Io ho studiato giurisprudenza e faccio oggi l'avvocato. Ho scelto di candidarmi con questa formazione politica che è Liberi e Uguali anche perché io vengo da tantissimi anni di militanza, ho preso la mia prima tessera a 16 anni, ho fondato il Partito Democratico e poi ad aprile del 2017 ho costituito Articolo 1 che oggi fa parte appunto di questa formazione politica che è Liberi e Uguali, che chiaramente io sostengo perché penso che sia l'unica che vorrà occuparsi delle ragioni di tutti e non delle ragioni dei pochi. No, ma io quando io nei confronti del dolce avevo problemi, dell'alcol va via come il pane, non ci sono problemi. Perché in realtà vedi, lei ha sbagliato partito, cioè. Votare per me innanzitutto per il mio impegno sul territorio che dura da anni. Le mie battaglie per la bonifica della zona falcata sono ormai note e fra l'altro io e il network ZDA che presiedo abbiamo contribuito moltissimo alla demolizione dell'inceneritore sollecitando molto spesso le autorità a cercare di mandare avanti questo bando. Ma non c'è soltanto questo, come immagino molti di voi sappiate, le attività del Movimento Vento dello Stretto coprono a 360 gradi gli interessi della città di Messina, quindi noi siamo un gruppo di persone competenti che sanno quali sono i problemi della città e hanno già più volte proposto delle soluzioni. Perché sono una donna? Perché sono una donna giovane, sono una donna di sinistra e soprattutto perché vengo dal sud. Io credo che questi siano allo stato attuale in questo paese percepiti come dei disvalori, come dei requisiti che possono solo svantaggiare. Io invece penso che questi siano tutti dei valori, siano delle caratteristiche che il programma di Liberi Uguali che io rappresento invece vuole a tutti i costi valorizzare. Noi proponiamo comunque una visione di paese, più che un programma raccontiamo una visione del paese che vorremmo, che è un paese libero, aperto, progressista e inclusivo. Io credo comunque che questo paese noi lo possiamo costruire a partire da questa terra, che è una terra nella quale credo ed è la ragione per cui sono rimasta. Questo tema cruciale. Tema cruciale perché d'altronde è un tema recente. E l'immigrazione è iniziata nel 2014, soprattutto qui a Messina, noi siamo state una delle prime città che ha fatto accoglienza. E quello che ho da dire per prima cosa è che tendiamo ancora ad affrontarla come un'emergenza. La raccontiamo come un'emergenza, ma un'emergenza non lo è. È un caso ormai di ordinaria amministrazione e quindi è opportuno che ci siano delle politiche a livello nazionale, soprattutto a livello locale, che regolamentino la gestione dell'immigrazione. Io personalmente devo dire sono favorevole all'integrazione, però vorrei un'integrazione molto diversa da quella che c'è adesso. Io ho delle idee anche fantasiose, nel senso che io mi immagino una situazione in cui lo Stato possa dare per esempio degli incentivi a un piccolo imprenditore o un artigiano che decida di dare lavoro a un immigrato la cui posizione è stata regolarizzata qui. Una cosa che in parte già succede, cioè nel senso ci sono delle realtà in cui questa cosa avviene. Sì, però il problema dal mio punto di vista è che attualmente la gestione dell'immigrazione è al 90% affidata al volontariato. Perché, come dicevo prima, la gestiamo come una emergenza. Intanto c'è un problema drammatico, che è l'accordo di Dublino. Tu cosa ne pensi? Ah, dico, intanto io voglio dire una cosa, che io penso soprattutto che l'immigrazione, come dicevo, è stata raccontata come un'emergenza. È certamente una questione, un fenomeno di cui dobbiamo occuparci, perché in un modo o nell'altro riguarda tutto il nostro paese, riguarda in particolare, come dici tu, la nostra città. Io penso però che l'accordo di Dublino in parte vada superato e che soprattutto vada gestita l'immigrazione legalizzata e stabilita una quota e in parte gestita l'immigrazione clandestina, che poi può essere il problema. Io assolutamente sono per un paese che accolga, anche perché credo che in questo momento la situazione che vivono, che vive chi arriva qui, è una situazione drammatica, una situazione che noi abbiamo vissuto anche perché il nostro è un popolo di migranti, lo è stato e lo è ancora, perché se ci pensiamo noi riceviamo come paese 180.000 stranieri l'anno su 60 milioni di abitanti, quindi secondo me
una cifra assolutamente gestibile laddove spalmata per bene all'interno del territorio nazionale, ma credo soprattutto che l'immigrazione non possa e non debba essere declinata con il tema della sicurezza, perché per me immigrazione non fa rima con criminalità, cioè io credo che in un modo o nell'altro l'immigrazione sia un fenomeno che debba essere gestito, ma debba essere considerato anche un valore, perché se ci pensiamo il 15% della ricchezza del nostro paese viene dagli stranieri che producono reddito in Italia e che lavorano in Italia. Infatti quella proposta che ti facevo prima è un tentativo di valorizzazione della risorsa, non sono però d'accordo per esempio con la struttura di Bisconte, perché dal mio punto di vista l'alloggiamento nella struttura di Bisconte è trattare in maniera inumana i migranti, anche perché io immagino che qualsiasi persona tenuta in una situazione coatta in cui non fa nulla dalla mattina alla sera non può produrre nulla di buono, perché io stessa, se capita una giornata, succede raramente devo dire, però se capita una giornata in cui non c'è niente da fare alla fine mi sento pazza. Allora tenere 2.800 persone in condizioni chiaramente difficili non è una buona maniera di gestirla. Quindi tu sei per il superamento della Bossi-Fini? Sì, per la gestione, quindi senza dubbio. Per una diversa modalità di accoglienza. La modalità di accoglienza deve essere assolutamente differente e soprattutto bisogna rivedere gli accordi internazionali. Sono favorevole a un piano Marshall per l'Africa, anche perché questo significherebbe dare ulteriore sviluppo anche alla nostra economia, consentendo ai nostri imprenditori di investire in Africa portando delle nuove tecnologie, anche per i nostri giovani sarebbe comunque un ottimo punto di partenza. Va rivista e va sicuramente trattata non più come un'emergenza, ma deve essere opportunamente regolamentata a livello nazionale e a livello locale. Siamo entrambe d'accordo che l'accoglienza va fatta, che va regolamentata, perché credo che qui nessuno voglia comunque che non sia disciplinata, che non sia regolamentata, credo, o che tantomeno che non vengano reinvestite le risorse umane che arrivano in questo paese qui, anche perché molte, lo ripeto, sono un valore dal punto di vista umano, economico, probabilmente anche grazie alla presenza di questi stranieri in Italia possono essere pagate le pensioni agli italiani, perché ripeto, versano e producono reddito in Italia. Io credo soltanto che debbano essere disciplinate. Sto per sorprenderti. Sentiamo. Sono contraria al ponte sullo stretto, lo dico anche alzando la voce. La giacca rossa allora. La giacca rossa ha un suo significato? No, in realtà la nostra battaglia contro il ponte è antica. Io mi piace ricordare che Ciccio Rizzo si è preso anche una bottigliata in testa per partecipare a una manifestazione no ponte. Esattamente, perché poi devo dire, noi soffriamo anche di una sorta di razzismo nei nostri confronti. Cioè sembra che certe tematiche, soprattutto qui a livello locale, siano soltanto della sinistra e chi sta a destra non può avere un'idea non omologata. Anche perché sulle cose importanti sarebbe bello essere d'accordo. Appunto, e soprattutto questa è un'opera mastodontica e chiaramente riguarda tutta quanta la città. No, sono assolutamente contraria al ponte per motivi tecnici, per motivi ecologici. Sono contraria anche perché, e questo lo ha detto anche Matteo Salvini quando è venuto a Messina, abbiamo delle strade che sono veramente una vergogna. Che posso aggiungere? Praticamente hai detto già tutto tu. Comunque chiaramente anch'io, ma non soltanto perché è una battaglia del centro-sinistra, della sinistra che dir si voglia, io sono contraria al ponte. Sono contraria, ma soprattutto perché lo considero un'opera non indispensabile. Non indispensabile per una terra che effettivamente ha delle gravissime carenze infrastrutturali, perché effettivamente abbiamo un sistema di trasporti che è pessimo e lacunoso, perché c'è chi impiega 3 ore per fare Roma-Milano e noi impieghiamo 6 ore per arrivare ad Agrigento, dico, dovendo fare gincane, deviazioni assurde, anche di temo più, di infatti più, sì. Anche di più, forse 6 ore se si è fortunati. In realtà io credo che tra l'altro il ponte sia un argomento in parte superato, è un'opera quasi, cioè è un argomento quasi propagandistico che tiriamo fuori in campagna elettorale e lo rimettiamo poi nel cassetto una volta che la campagna elettorale è finita, anche perché nessuno realmente sembra volerlo fare e poi forse non siamo neanche probabilmente ancora preparati e pronti per poterlo fare, anche perché ci viene raccontato come un'opera che in un modo o nell'altro potrebbe portare un indotto anche dal punto di vista economico, potrebbe portare un impiego anche per le nostre manovalanze. In realtà per costruire un ponte come quello che ci viene raccontato servirebbero manovalanze che hanno delle professionalità specifiche che qui non ci sono. Il primo progetto, il progetto per Messina, che forse sarà anche il primo atto da parlamentare se dovessi farcela, sicuramente mi piacerebbe pensare a un disegno di legge per il recupero delle periferie. Io penso che in un modo o nell'altro le periferie siano il centro, o debbano essere il motore socioculturale di una comunità e di una città.
Il primo atto da parlamentare, se non dovesse riguardare appunto questo disegno di legge e questo progetto, senz'altro mi piacerebbe comunque destinarlo alla mia generazione, che è quella fra i 30 e i 40 anni, che io dico sempre è stata probabilmente la più sfortunata, la più sfigata, la più penalizzata degli ultimi 50 anni, anche perché noi siamo entrati, o comunque abbiamo tentato di entrare nel mondo del lavoro quando la crisi lo ha investito. Progetto per Messina, inutile dirlo, zona falcata, primissima cosa, è da lì che riparte la nostra rinascita, quindi soldi per la bonifica immediatamente, agevolazioni per i giovani che vogliono investire costruendo strutture piccolo ricettive, locali, insomma in maniera che diventi la nostra costa sul modello di Barcellona. Per quanto riguarda l'attività parlamentare, non riesco a dimenticare di essere precaria da 20 anni e quindi sposo chiaramente il progetto di Maria Flavia, ma ci metto qualche cosa di più, mi riferisco non soltanto alla mia generazione, io sono lievemente più grande, quindi appartengo a quella generazione che già sa di non avere un futuro, non ha più speranze, non sa come reinventarsi, ma chiaramente un occhio in particolare va al precariato universitario che io ho vissuto sulla mia pelle, quindi nonostante ritengo che tutte le categorie debbano essere protette, soprattutto per esempio gli avvocati con degli sgravi fiscali, ma il mio primo impegno dovrebbe essere nella revisione del meccanismo di reclutamento all'università. Ah, vorrei consigliare soltanto a Marina di dire a Salvini che qui al Meridione ci sono tantissime persone di valore, che non siamo i nulla facenti che pensava, anche se forse sembra averlo scoperto, quindi l'unico consiglio che le darei è questo. Io ti ringrazio per questo consiglio, in realtà vorrei dare un messaggio, avere dei siciliani nella lista della Lega è importante anche per questo motivo e quindi io spero che avrò la possibilità di seguire il tuo consiglio. Io pure vorrei darti un consiglio, però onestamente sei brava, sei carina, non saprei che dirti, sai che cosa, forse guardando i bicchieri ti posso dire bevi un po' di più. Ci penserò.